Ed eccoci qui ragazzi, come sempre, bentornati da Vianauta. I Baltic Crusaders stanno insomma aiutando non poco con la guerra di Lega, anche se il war score è pesantemente contro di noi perché sembrerebbe che molte battaglie qui li vengano perse, però almeno stiamo, come dire, assediando in questo momento il leader dell'altra fazione e gli ottomani ci hanno rotto un po' le balle in questa cosa, a dire la verità. Però vorrei che il loro entusiasmo andasse basso. Vediamo un po' se ci si riesce. Ci hanno preso state? No, ci si sono solo appoggiati, vanno via, meno male. Ok, vai. Quello è un brutto scontro lì. Anche quello lì. Ok, sì, magari se qua andate via. 8%. Qua. Aia, chi ci sta attaccando? Cosa stanno facendo qui? Che stanno creando? 15,5 contro 6,7. Presi. Questi entrano. Ok. Ci stiamo perdendo uno scontro epico lì, ma pazienza, qui entrano. No, non ce la faremo mai. Vabbè, fermi. Andiamo di nuovo dietro al forte. Fermo. Ok, 100 prestigio, 112 prestigio. Oh, sì. Praga è caduta. Uff, ok, questo lo diamo all'Austria. Vediamo un po' se il loro entusiasmo è ancora alto, purtroppo. Perché è la guerra di religione, però. Questo gli dovrebbe far passare un po' la voglia. Ok, vediamo se riusciamo ad abbattere quei tre. Sì. Purtroppo molti scontri vengono persi dappertutto. Vediamo se riusciamo a prenderli per svenimento, ma la vedo dura. Sai che i protestanti vinceranno, il che vorrà dire che l'Austria perderà il seggio da imperatore a questo punto. Soldi, ok, ce lo possiamo permettere. Austria, come va con il colonialismo? Niente ancora. Integrazione qui sta a un bel po'. Abbiamo fatto la missione, non c'è ancora entrata, penso ci entrerà a fine mese. Eccola qua. Vieni via di là. No, quelli che dovrebbero uscire sono sti maledetti ottomani, mi sa. C'hanno 96 addirittura. Non usciranno mai. Questa non si vince più. Ok, vediamo se ci manca un uomini. Due, quindi farei altri due mercenari. Ci convertono le terre al protestantesimo, purtroppo. Lumen Disaster, ti pareva. Proprio per il problema del Religious Unity adesso. Abbiamo questo, bene. A questo punto vai. Ok, vediamo
Questa guerra ormai è bella che compromessa perché casino. Vediamo se riusciamo a battere fuori qualcun altro. Brunswick. Siamo già al 52%. Non ricordo qual è il punteggio, se 60, una cosa del genere. Per chiedere il cambio di religione. Ok, lì forse vincono, bene. Una bella spunta. Ok, ma possiamo? Andiamo. Bene. Ok. Andiamo la War Exhaustion loro a 18.1. Quella dell'Austria non scherza, purtroppo. Se tra un po' ci attaccano, mi sa. Eccoli qua, otto mani del cazzo. Aia. Quelli non ci volevano adesso. Arrivano pure 24 ottomani, 4 uomini là. Non lo so, la vedo dura. Ma dura, 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 dura. Gente va via. Dovevate resistere, bastardi. Bastardi. Adesso cominciano anche ad assediare noi, purtroppo. Allora. Ok, quanti uomini mancherebbero all'appello? 5. Ok, War Taxis. Tra un po' potremmo anche salire. Colonialismo, niente, non va. Guarda lì. Ottomani bastardi inside. Purtroppo il nostro morale. Vabbè, rischiamo, dai. Dai. Bene. Si ferma qua? Grande. Questa è una bella cosa. Ok, vediamo se riesco a buttare via questi un attimo. Prima di averci troppi problemi. Ok, la Francia paga i debiti della Lituania così a caso. Ungheria che ci presta dei condottieri, sì, grazie. Ok, andiamoli giù. Perfetto, risolto il problema qua. Io andrei via un attimo. Noi siamo messi male. Chissà che perdiamo, io. Ah, però i numeri si sono. Cos'è? I numeri si sono, come dire, equilibrati un attimino. Nonostante il pull score veramente infimo. Peccato, eh. Ho altri problemi, Lubecca. Lubecca c'ha qualche problemino, quindi mi sa che andiamo a Lubecca. Un teologo, ma non ci serve, abbiamo l'inquisitore. Dovrebbe finire il disastro una volta convertita quest'altra provincia? Dovrebbe. Ok, ho avuto terrore che si fosse convertita in un altro posto.
Oh, Genova è fuori, grande. Siamo di più. Almeno a livello di fanteria, a livello di cannoni pure, grande. Dico io, assediategli questo, cazzo. Dai, andiamo. Dai. Aia. Aia. Tutti dentro. No, l'ossa è scappata, ma non te possi, no, ammazza. Siamo senza uomini. Siamo senza uomini. Vallachia fuori, grande. Cioè, li sta prendendo tutti per... Oh, la Boemia c'ha medio entusiasmo. Questo è un buon segno, magari una bella pace bianca. Quando è che finisce questo cazzo? Potrei prendere questo che mi dà due missionari in più, però anche costo tecnologia più 5%. Troppo situazionale, dovrebbe passare. Come va qui? Colonialismo è proprio fermo, non c'è un cazzo da fare. Lì vuol passare, certo. Non so dove diavolo dovresti andare. Mette vuole attaccare la Lituania, giustamente vuole. Oh, un altro va fuori, Colonia. Siamo di più, ma... Guerra tostissima. Sarebbe bello che si rompessero le balle gli ottomani, ma la vedo tosta. 47%. Vediamo se... Ok, grandi. Ho qualche battaglia vinta a quella, male non fa. Guarda, l'Inghilterra come si è fatta pinzare, guarda. Prestigio. Mi dà una tregua. Ok. Poi integriamo Lubecca, eh. Guarda quelli sono state, guarda. Lubecca? Portami sti uomini, va. Che male non fanno? Ok, vai via da state, va. Grazie. Tu sei ancora in guerra? Becchiamoli, becchiamo. Via di qua. Vediamo se riusciamo a buttare fuori questi stavolta. No. Non uscire di qua, cazzo. 24 settembre. 24 settembre li beccheranno. Ok, ci hanno beccati. Avevano ragione loro, era meglio scappare. Niente, non si riesce ad assediare sto porto. Fanculo, andiamo via. 76%. Il Lumi Disastro si dovrebbe essere fermato. Spero che loro abbiano convertito qualcosa, sembrerebbe di sì. Guarda Lubecca. Passiamo per integrare. Mi perde tutti gli uomini. Portali via. Portali via. Portali via. L'ha persi. Ok, grande. Il mese prima di essere integrati mi perdono tutto. Guarda quest'altro coglione lì. Guarda quest'altro coglione. Ok, hanno perso. Ok, Inghilterra è uscita. Com'è finita? Ah, protestantesimo è diventata la fede principale. Quindi Boemia è il nuovo imperatore. Questo un po' ci rompe le balle adesso, eh?
integration è un processo lungo, però va bene. Oh, hanno ancora un esercito, ci posso credere. Tornate qua. Ah, possiamo imbracciare la cosa avendo risucchiato loro. Fermi. Vai. Ok, com'era la cosa? Idee di... Io prenderei amministrative. Sbazza i costi di creazione. Messo nel cost. Corporation. Andiamo qua. Andiamo questa. Ok, possiamo prendere nuovi tipi di uomini. Vabbè, è purtroppo una sconfitta, ma che cosa ci vuoi fare? Convert Lamberg to Catholic, si può fare? Si può fare. Quindi, vieni, vedi qua, Lamberg. Vieni qua, Lamberg. A livello... possiamo prendere altro, i Ruthenian. Ok. Vediamo se qua possiamo... Sempre i clergi, non sempre in mezzo alle balle stanno. Ok, qui trading non c'è nulla, quindi vediamo un po' a livello tasse. Sarebbe meglio qui, però... Ah, aspetta. Però il clergy almeno ci abbassa la ribellione. Adesso la nobiltà vorrebbe qualcosa. Ok, diamo questo. Ok, che cosa possiamo fare? Tolleranza degli eretici. Ok, entrambi. A livello uomini siamo 6 uomini sopra, attenzione. Almeno le navi le hanno preservate. Se adesso togliessimo questo non sarebbe male. Quindi portiamo un attimo tutti a casa. Quindi stanno arrivando anche gli uomini, sto perdendo soldi, ma... Oh, ci hanno messo come rivale di nuovo. Adesso siamo rivali dell'imperatore. L'Austria non è più Great Power. Abbiamo 6 uomini in più. Mi sa che dovrò togliere un po' di fanteria a cavolo. Ok. Ok, potrei integrare questa. Come va? Ancora 2 di più. Quindi 2. Boom, via. Adesso siamo nei termini, giusto? Abbiamo 8 navi in più, addirittura. Togliamo le navi vecchie. Allora, di queste dovrei toglierne 8. Di queste 4, 4, 8. Ok, non male. Quindi 8 navi. Vabbè, togliamone solo 10. Dov'è che abbiamo... Buildings... Shipyard... Quindi queste vanno vai qui. Ok, aumenta. Tu prendi le navi, le mandiamo a proteggere trading a Lubecca. Tu vai qui, tu vai qui, protect trade a Lubecca quando sarai pronto. Queste possono stare in mothball. E questo può stare in mothball. Mecklenburg. Ah. Sempre i clergy che vuol qualcosa. Se ce l'hanno già. Ok. Finito il tempo.
non ci voleva perdere il controllo, però diciamo che la mia espansione all'interno dell'impero ci può stare, va bene. L'unica cosa è vorrei prendere almeno uno dei centri di riforma. Amburgo ormai sarà impossibile prenderla. Che è una free city? No, non lo è più. Ok. Anhalt Bremen Palatinato. Ok, Build Spy Network then. Ok, diciamo che possiamo chiudere. Mamma mia, qui c'è da aspettare per recuperare un po' di manpower. Vediamo come va con la printing press in questo momento. Abbiamo già un più 9 di cose. E a Ruppin solo. Qui. Perfetta. Perfettissimo, quindi sta andando avanti. Ok. Quindi dovremmo, secondo me, rifar guerra alla Polonia. Ormai la lasciamo perdere, è andata, non c'ha più il vassallo. Sta lì. Ce l'ha con noi, è morta, nonostante siamo cattolici. Qui c'è la Lituania. Come va con Moscovia? 81, questa tra un po' ci molla, eh. L'Austria 97. Noi abbiamo ancora un po' di claim vari, su Stenberg addirittura. Di qua. Su Hallmark no, purtroppo. Che è un centro di riforma. Va bene, vi ringrazio ragazzi come sempre dell'attenzione. Noi ci vediamo nei prossimi episodi.